sempre dritti. Vai. Allora, buongiorno a tutti e bentornati sul nostro canale. Siamo di nuovo nella foresta del Ternovo, siamo venuti a recuperare la fototrappola. Beccato. Abbiamo beccato? Possiamo dirlo? Sì. Cioè, ok. E abbiamo beccato 1, 2, 3, 4 foto dei caprioli e abbiamo visto pure le impronte. Cioè, io le ho visto. Ok, metti la cardina dietro. Ok. Non ci serve. Bello, sì, qua. Sì, sì. Vedo se ci sono impronte, magari. Padre, ci sono dita. Mo vedia. Ecco. Ma cos'è adesso? 8:52. C'era il capriolo. No, mi sembrava più una persona. Con il cu... Eccolo. Chi è? Capriolo? Sì. Un cervo? Anche di qua c'è una roba. Qua. Un altro. Ciao, io mi chiamo Emanuele, faccio parte del team 4 zampe auto. Ma sei serio? Sì, sono serio, sì. Allora ragazzi, siamo sempre all'interno della foresta del Ternovo in Slovenia, questi boschi bellissimi, molto wild. Siamo un pochettino non preoccupati, però comunque sia... No, sembrava veramente. Dai, te giuro, perché abbiamo visto un 3 giorni fa video che gli orsi adesso si sono risvegliati dal letargo, no? E su Monte Nevoso, su Snežnik in Slovenia, dall'altra parte, però non qua vicino, ma comunque il territorio sloveno è pieno di orsi. Insomma, gli orsi si sono già risvegliati dal letargo. Qualcuno forse non era nemmeno andato visto il poco freddo che ha fatto quest'inverno. E allora eravamo un pochettino spaventati di questo bosco così fitto, così wild, che non c'è nessuno, no? Che non si sa mai che facciamo qualche incontro. E quindi la Nikki fa la marmotta. E quindi la Nikki fa il verso della marmotta. Bene, niente, ci faremo 4 passi per di qua, niente di che. Se non ci vedete vuol dire che siamo stati... Se non vedrete più nessun video, significa che siamo stati attaccati dagli orsi e mangiati dai lupi e così via. No, io non voglio morire! A parte le sciocchezze adesso, insomma, comunque quando che si va a camminare magari anche in posti così veramente wild, è sempre bene fare un po' di rumore, farsi sentire in modo di non prendere l'orso eventualmente di sorpresa, perché... in quel caso là magari può essere che ti attacchi, no? Oppure ecco, quindi sempre parlate ad alta voce, anche se siete da soli, fate rumore, parlate da soli, cantate una canzone, fate una canzone oppure fischiate, battete tipo baby shattur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 
Non so come si possa fare a buttare le scovazze, no? All'interno di una natura così bella.
cioè buttare i secchi di pittura dentro una dolina qui, io veramente non so come si può fare, non so, cioè proprio non sei umano, non sei umano, perché guarda che meraviglia, che meraviglia. Vabbè, comunque la gente butta, non voglio offendere le altre persone, però lo devo dire, che la gente quando butta le robe per terra, dopo sa che la natura ha anche una vita, una sola vita, come tutti gli umani nell'universo. Probabilmente dopo, questa gente è talmente stupidina che non lo sanno. E dopo... Dalle foreste del Ternovo è tutto. Ci vediamo alla prossima. A ben tu. Ra! Mettete un like e iscrivetevi al canale. Dov'è il canale? Dove lo mettiamo? Scegliete o di qua o di là. Dai, dopo ogni volta mi imbroglio. Dai. Ciao. Ciao. Ciao.